Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Cari fratelli e sorelle, eleviamo insieme la nostra preghiera questa sera, rivolgendoci con fede e devozione alla Beata Vergine Maria, mentre ci troviamo nella vigilia della solennità di Pentecoste. In quel giorno, quando il vento dello Spirito ha aperto le porte del cenacolo e i cuori dei discepoli, anche Maria era presente. Colei che dal suo concepimento è stata ricolmata di Spirito Santo e che l'angelo Gabriele ha salutato come piena di grazia, fino alla fine è rimasta in ascolto dello Spirito e ora nel cenacolo si raccoglie in preghiera insieme ai discepoli per attendere ancora il fuoco dell'amore di Dio che discende dal cielo. Anche noi, fratelli e sorelle, questa sera vogliamo chiedere per intercessione di Maria Santissima il dono più grande e più importante della nostra vita, che è lo Spirito Santo. Invochiamo lo Spirito, che è presenza dell'amore di Dio in noi, è luce che accompagna i nostri passi, sorgente di gioia in mezzo alle aridità, fuoco sempre vivo che brucia i nostri egoismi e ci apre all'amore di Dio e del prossimo. Donaci la vera gioia e rendendo più bella e più umana la nostra vita, le nostre città, la nostra società. Lo Spirito c'è anche oggi, come al tempo di Gesù e degli Apostoli. C'è e sta operando, arriva prima di noi, lavora più di noi e meglio di noi. A noi non tocca né seminarlo né svegliarlo, ma anzitutto riconoscerlo, accoglierlo, assecondarlo, fargli strada, andare dietro. Questa sera allora vogliamo risvegliare in noi il dono ricevuto, pregando Maria Santissima nel Santo Rosario e meditando i misteri della vita del Figlio suo. Chiediamo per noi tutti e per il mondo intero l'acqua viva dello Spirito. Invochiamo una nuova Pentecoste su di noi, sui pesi che portiamo nel cuore, sui nostri desideri di pace, di giustizia e di fraternità. Invochiamo lo Spirito del Signore perché illumini, conforti, guidi e protegga il Santo Padre, la sua Chiesa, i suoi vescovi, sacerdoti e tutti coloro che attivamente partecipano alla vita della comunità cristiana e testimoniano il Vangelo nella vita di ogni giorno. Invochiamo la consolazione dello Spirito sull'umanità intera, specialmente su quelli feriti dal male, dalle violenze e dalla guerra, su quanti hanno perso la speranza e la voglia di vivere, sui poveri e sugli ammalati. Primo mistero glorioso, contempliamo Gesù risorto e vivo. Thank you.
dopo aver seguito Gesù come prima discepola del suo angelo, del suo Vangelo, ed essere stata trafitta dalla spada dolorosa della morte di Lui sulla croce, Maria è stata anche la prima testimone della risurrezione. Ella ha custodito nel suo cuore la buona notizia della risurrezione, fonte e segreto della vera gioia e dell'autentica pace. Anche noi siamo chiamati ad accogliere la notizia che ha cambiato per sempre la storia. Cristo è risorto e la morte non ha più potere su di noi. Chiediamo alla Vergine Santa di vivere da risorti in Cristo Gesù. Ogni volta che i desideri e le opere della morte prendono il sopravvento in noi, ogni volta che ci sentiamo morire dentro per le nostre difficoltà o sofferenze, ogni volta che la morte bussa alla porta della nostra vita, strappandoci le persone care, ogni volta che ci manca il coraggio di alzarci e prendere in mano la nostra vita, facciamo spazio nel nostro cuore alla buona notizia che può sostenerci e donarci la forza necessaria per proseguire il cammino. Cristo è risorto e noi siamo risorti con Lui. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Secondo mistero della gloria, Gesù ascende al cielo. Alla fine della sua vita terrena, Gesù risorto ascende al cielo per ritornare alla destra del Padre. Egli non si è separato dalla nostra vita, ma ci ha preceduti ed è andato a preparare un posto nel cuore di Dio anche per ognuno di noi. La nostra vita terrena si svolge allora sotto il segno di questa promessa che Gesù ci ha lasciato: dove Lui saremo anche noi. Mentre camminiamo verso questa meta, Egli ci ha lasciato Maria, che ci prende per mano, ci guida sul giusto sentiero, intercede per noi, perché non smarriamo mai la strada. Preghiamo la Vergine Santa, soprattutto per quanti si sono smarriti, per chi ha perduto la speranza e per tutti noi, perché le cose della terra e i beni di questo mondo non soffochino il desiderio del cielo che Dio ha posto nel nostro cuore. E diventiamo capaci di vivere con lo sguardo rivolto verso il cielo, dove Gesù è asceso e dove ci aspetta per donarci la gioia senza fine. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Terzo misterio della gloria. Lo Spirito Santo scende su Maria e gli Apostoli. I discepoli erano rimasti sconvolti per la morte di Gesù e pieni di paura. Si erano rinchiusi nel cenacolo. Maria rimane con loro, condivide le loro paure, attende con loro il dono dello Spirito che nel giorno di Pentecoste, come un vento impetuoso, si abbatte sulla loro vita, scaccia la paura e li rende capaci di parlare lingue nuove, facendole diventare intrepidi testimoni del Vangelo. Vogliamo dire grazie al Signore per averci donato la Vergine Santa, che come madre premurosa rimane con noi nel momento dell'angoscia, quando siamo assaliti dalla paura, quando ci manca il coraggio, quando viene meno la gioia. Ella intercede ancora oggi per noi e per l'umanità intera,
perché si effonda il dono dello Spirito Santo e diventiamo anche noi capaci di parlare il linguaggio nuovo dell'amore, il linguaggio nuovo della giustizia e della solidarietà. Chiediamo a lei di aiutarci a vincere ogni paura e diventare testimoni del Regno di Dio nelle situazioni di ogni giorno. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
Quarto mistero della gloria. Maria è assunta in cielo. Da sempre Dio aveva pensato e prescelto Maria come arca della nuova alleanza, colei che avrebbe portato in grembo il Salvatore del mondo. Ma se in origine Dio l'aveva preservata dal peccato, nella sua vita terrena fu lei stessa, in piena libertà, ad accogliere il progetto di Dio e a vivere senza peccato e senza macchia, intimamente unita a Lui. Così, alla fine del suo viaggio, viene assunta in cielo in corpo e anima. Infatti, colei che non aveva conosciuto peccato qui in terra non poteva essere toccata dalla corruzione della morte. L'assunzione di Maria è per noi un invito a sciogliere i legami con il male, perché dove c'è il peccato regna la morte e non la vita. Ma soprattutto Maria, che varca la soglia del cielo, è immagine di ciò che saremo anche noi, segno di consolazione e di sicura speranza che ci precede e ci guida, per donarci la certezza che la morte non sarà la fine di tutto, ma l'inizio di una vita nuova. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quinto mistero glorioso contempliamo, Maria è nostra madre e regina del cielo e della terra. Scelta per essere la madre del Salvatore e assunta in cielo nella gloria degli angeli, Maria ci è donata dal Signore come l'immagine più pura e più bella del credente e della Chiesa intera. La ricca tradizione della Chiesa, da San Efrem il Siro fino al Concilio Vaticano II, ci suggerisce che invochiamo Maria col titolo di Regina del Cielo e della Terra, in quanto ella è intimamente unita a Cristo, Re dell'universo. Come Gesù, anche la regalità di Maria si esprime perciò nel servizio e nell'amore che si fa dono. Con cuore di madre, la Vergine veglia sull'umanità, ci accompagna nel cammino della vita e ci ricorda la meta finale, la speranza, a cui siamo chiamati per vivere nella gioia eterna. A Maria, Madre e Regina, affidiamo allora le sorti della nostra vita, affidiamo le sorti dell'umanità, perché scenda su di noi il dono della pace e il dono della fratellanza, perché diventiamo capaci di amarci e di servirci vicendevolmente, e perché nei travagli della vita terrena non abbiamo mai a smarrire la via che ci conduce al cielo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della Tua misericordia. Thank you.
prega per noi, Santa Madre di Dio. Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio, ci ha procurato i beni della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi, che con il Santissimo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono, per Cristo nostro Signore. Amen. Cari fratelli e sorelle, riconosciamo e veneriamo Maria Santissima come la donna dello Spirito. Su di lei è discesa l'ombra dell'Altissimo e con cuore generoso ella si è aperta al dono dello Spirito Santo, diventando strumento privilegiato del progetto di Dio. Nella luce dello Spirito da cui si è lasciata guidare lungo tutta la sua vita, Maria ha creduto, ha partorito il Salvatore, ha vissuto il servizio Elisabetta, ha seguito suo figlio fin sotto la croce e alla fine ha assaporato i frutti della risurrezione, vivendo poi nel cenacolo insieme agli apostoli la gioia della Pentecoste. Tutta la vita terrena della giovane fanciulla di Nazaret è una vita vissuta nello Spirito. Per questo numerosi santi e testimoni del Vangelo hanno perciò venerato la Vergine Santa come indissolubile sposa dello Spirito Santo. Così la chiamava San Luigi Maria Grignon de Montfort. E hanno visto nel dono dello Spirito il divino sposo dell'Immacolata, così la chiamava San Massimiliano Kolbe. Come ha ricordato Papa Francesco, Maria nel giorno della Pentecoste si trova insieme ai discepoli nel cenacolo a pregare con loro. Prega con loro e prega per loro. Pregando con la Chiesa nascente diventa madre della Chiesa, accompagna i discepoli nei primi passi della Chiesa, nella preghiera, aspettando lo Spirito Santo. Qualcuno ha paragonato il cuore di Maria a una perla incomparabile, di incomparabile splendore, formata e levigata dalla paziente accoglienza della volontà di Dio attraverso i misteri di Gesù meditati nella preghiera. Che bello se anche noi potremo assomigliare un po' alla nostra madre, con il cuore aperto alla parola di Dio, con il cuore silenzioso, con il cuore obbediente, con il cuore che sa ricevere la parola di Dio e la lascia crescere come un seme. Questa, fratelli e sorelle, è lo spirito in cui ci rivolgiamo a Maria. Sappiamo che lei prega per noi e prega con noi, che è per noi una perla luminosa, la cui luce attira anche noi alla scoperta del Vangelo e all'incontro con il Signore. Maria, questa sera vogliamo dire grazie. Grazie a te, Maria. Con le parole di un profeta dei nostri giorni, Don Tonino Bello, che diceva così: Vergine Santa, facci contemplare dagli stessi tuoi davanzali i misteri gaudiosi, dolorosi e gloriosi della vita.
la gioia, la vittoria, la salute, la malattia, il dolore, la morte. Lassù, alla tua stessa finestra, ci coglierà più facilmente il vento fresco dello Spirito, con il tripudio dei suoi sette doni. I giorni si intrederanno di sapienza e intuiremo dove portano i sentieri della vita e prenderemo consiglio sui percorsi più praticabili e decideremo di affrontarli con fortezza e avremo coscienza delle insidie che la strada nasconde e ci accorgeremo della vicinanza di Dio accanto a chi viaggia con pietà e ci disporremo a camminare gioiosamente nel suo santo timore e affretteremo così come facesti tu la Pentecoste sul mondo. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Sia benedetto il nome del Signore. Ora e sempre. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Egli ha fatto cielo e terra. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.